Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Federica. Oggi insieme andiamo a provare un po' di novità make-up low cost. Abbiamo la linea Kind and Free di Rimmel London, che promette appunto una linea vegan, cruelty free, vuole dimostrare l'ecosostenibilità del brand, l'impegno nell'ecosostenibilità. È una linea arricchita da provitamina B5 e vitamine, idratante e comprende prodotti per la base, quindi proveremo fondotinta, correttore e cipria. Dopodiché proveremo anche i nuovi prodotti di Maybelline, che sono lo Sky Hag Cosmic Black, che è quello nuovo. Io ho finito lo Sky Hag classico, l'ho amato, assolutamente promosso, e voglio provare con voi questo e le nuove tinte Super Stay Vini Link di Maybelline. Io ho la tonalità 15 PC. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, inizierei direttamente dalla base dicendovi che ho preso la tonalità 410 latte e sarà sicuramente scura per il mio incarnato perché l'ho presa con l'idea di utilizzare questo fondotinta per l'estate piena. Quindi ho cercato di prenderlo un po' più scuro e anche il correttore un pochino più scuro del mio colore abituale, quindi probabilmente non sarà matchato perfettamente col mio viso, però vi chiedo scusa per questo. In ogni caso recensiremo la qualità del prodotto e non la colorazione, quindi poco cambia. Mentre per quanto riguarda la cipria, in questo periodo prediligo le tonalità trasparenti, quindi ho preso la Translucent. Ha il suo puff all'interno, vediamo il PAO, abbiamo 30 mesi di PAO per quanto riguarda la cipria, 24 per il fondotinta e credo uguale, esatto, per quanto riguarda il correttore. Per il correttore ho preso la tonalità 030 medium, quindi vedremo sul mio incarnato un po' come stanno queste tonalità. Vi ricordo che vi aspetto su Instagram e TikTok, venite a trovarmi, sono sempre la donna qualunque. Sono stracontenta perché ci facciamo tantissima compagnia. Allora, iniziamo dal fondotinta. Lo andrò a stendere con una beauty blender umida, quindi ho inumidito questa beauty blender strizzata molto molto bene. E iniziamo, vado ad applicarne un po' sulla spugnetta, è abbastanza fluido, spero di non averne messo troppo ed è, come potete notare, scuro, però io mi abbronzo molto se mi seguite da tempo ed estate non ho praticamente neanche un fondotinta. Io generalmente non lo uso, però quelle volte che lo uso non ho mai, diciamo, una colorazione scura scura e tendo sempre ad andarmi a sbiadire poi con qualche altro fondotinta, quindi ho voluto osare, visto che di fondi ne ho 100 milioni, ho detto quantomeno prendo qualcosa da utilizzare al mare. In Tint Foundation, idratante texture leggera. Ok, direi esattamente il claim riporta il prodotto. Non lo stratifico, lo metto veramente molto molto sottile perché è quello che io abitualmente vado a fare d'estate, quindi voglio giusto un qualcosa che vada leggermente a uniformare senza coprire. Però noto anche, cioè in questa zona non l'ho steso tantissimo, ma noto che la coprenza è davvero leggerissima, quasi una BB cream. Tutte le imperfezioni sono al loro posto. Ok? Diciamo che non copre. In questo caso mi ha colorata, però non coprenza, cioè direi veramente scarsa, molto molto scarsa perché, cioè, tutte le imperfezioni che c'erano ci sono al di fuori della mia pelle color marron glacé? No. No, nel senso che cioè, è molto blando, quindi se vi piace una coprenza veramente sheer, semitrasparente, allora sì. È idratante, si sente che è idratante, anche questo effetto bello rinfrescante. Non unto, assolutamente non unto. Proviamo con il correttore, speriamo che vada un po' meglio. Questa appunto è la tonalità 030, vediamo. Ok, sì, è sempre anche lei scuretta, però un po' più arancina. Mettiamolo anche qui. Sembra veramente leggero. Ok, vado un po' a tamponarlo dappertutto, così vado anche a schiarire un po' la tonalità del fondotinta che abbiamo. Non ho cannato, ho cannato volontariamente, diciamo, via. Anche lui lo sento molto acquoso. Molto acquoso. Provo a stenderlo col dito.
Sento molto la componente idratante in entrambi i prodotti. Anche lui ha una coprenza leggera, abbastanza, però ho provato correttori più inutili. Col sole, con l'abbronzatura, l'occhiaia tende anche ad attenuarsi, quindi non mi sento di bocciarlo. Per quanto riguarda quello che cerco io da un correttore, non è malaccio. Sto tornando di un colore decente. Detto questo, lo consiglierei, allora, a parte che ne ho messo un po', devo dire la verità, però a me piace, nel senso, io so che lo utilizzerò perché d'estate cerco proprio quella linea no make up, quindi che mi vada a rinfrescare il contorno occhi, dare quell'effetto riposato senza darmi troppa coprenza, senza andarmi troppo nelle rughette. E questo, essendo molto leggero, molto idratante, sembra quasi un contorno occhi. Vado a settare tutto con la Cipria a questo punto, che ha il suo puff, però vado ad utilizzare un pennello. Vediamo. Il claim della Cipria, se non sbaglio, l'ho voluta prendere. Allora, Cipria compatta, effetto opaco, però io non so dove avevo letto che era anche idratante. Dona al viso un effetto opacizzato, levigato e naturalmente radioso. Opacizzato, radioso. Allora, la sto un po' pressando. Provo ad andare un po' col puff, voglio vedere sui pori. Sbianca troppo, cioè lascia poi il bianco se si va col puff, per questo tendo, la sentivo troppo, cioè che rilasciava troppo prodotto, e quindi per quello ho preferito applicarla col pennello. Col puff viene su troppo prodotto e tende a sbiancare. Diciamo che sono prodotti molto economici. Per quanto riguarda l'estate, il correttore mi piace, è fluido, quindi va settato comunque, non è un correttore che possiamo mettere e non andare a fissarlo, perché essendo molto fluido e idratante andrebbe nelle pieghette. Per quanto riguarda la Cipria discreta, setta bene, non dà quell'effetto troppo polveroso, opacizza il giusto. Il fondotinta non è un fondotinta perché è una skin tint, esattamente skin tint, quindi molto 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 blanda. Vado a terminare la base e faccio qualcosa di veloce agli occhi e ci troviamo per recensire i due prodotti di Maybelline. È arrivato il momento del mascara, ho fatto una roba veramente così a caso, ho terminato, non sono in forma, ovviamente chi segue la community lo sa, non sono molto in forma in questo periodo, però ci rimetteremo, e quando non sono in forma non mi vedo con niente. Vado a provare il Cosmic Black, che poi appunto dovrebbe essere una colorazione extra black, senza piegare le ciglia, così a crudo, mascara appena aperto, quindi sappiamo che la performance migliorerà nettamente nel giro dei prossimi giorni. E già lo vedo subito, per me è già un sì. Per me è già un sì questo mascara. La prima volta che ho comprato lo Sky High mi faceva impressione perché non sentivo ben fermo il manicotto, è un po' flessibile. Poi quando ti abitui è la rovina. Cosa che apprezzo molto è che ha lo scovolino molto piccolo, quindi si riescono a lavorare bene tutte le ciglia, e diciamo sì, ci si può macchiare, ma in modo più difficile. Questo è lo scovolino, è molto simile a quello del Sky High classico. Per me è un sì, questa è solo una passata su ciglia sfigate, e faccio anche l'altro occhio, faccio la seconda passata, vediamo il risultato e vediamo da 1 a 10 che voto si prende questo mascara. Eccomi tornata, ho fatto la seconda passata in tutti e due gli occhi, a me questo mascara soddisfa a pieno, il mio voto è 9,5, 10 meno, quindi trovo che un mascara che appena aperto ha questa performance, mi dà volume, mi definisce, mi dà padronanza di andare a lavorare ciglia per ciglia, mi dà lunghezza, mi dà nero intenso, durata, perché se dura come suo fratello è fantastico, forse un filino rognoso da struccare, ma meno dei mascara waterproof, però dura quasi allo stesso modo, parlo dell'altro, questo devo ancora testare la durata,
Per me è un voto altissimo, cioè se voglio qualcosa più di così, appena aperto un mascara metto le ciglia finte perché credo che non esista sinceramente, sono veramente sincera. Questo è il risultato con due passate, io le ciglia veramente ne ho poche e corte, sono pienamente soddisfatta, top. Adesso andiamo a provare questi nuovi rossetti, sono i Super Stay Vini Link, volevo dare una mia recensione, mi sembrava carino arricchire il canale anche con questa recensione, in quanto io adoro i loro, diciamo, gemelli matte, non per una questione di texture, ma per una questione di durata, perché durano veramente tutto il giorno. Ok, parlo di questi. Non sono super confortevoli, ma super duraturi. Adesso vado a provare 15 pici con voi. Un po' troppo rosa. La differenza è che questi dovrebbero rimanere lucidi, ma allo stesso modo long lasting. Colore peach me lo aspettavo un po' diverso, sinceramente. Una cosa che vi dico sempre anche dei loro fratelli, dei Super Stay Matte Ink, è che la gamma cromatica, secondo me, Maybelline dovrebbe rivederla, perché io sono amante dei nude sono pochi e brutti generalmente in tutte e due le gamme, lo dico, lo sottoscrivo e sono di questo avviso. Lo lascio asciugare 5-10 minuti e ci rivediamo, perché voglio provare a fare un po' di prove con voi per vedere se trasferisce o non trasferisce, se effettivamente, insomma, la corda vale la campana o è tutto fumo e niente arrosto. Ok, sono passati oltre 10 minuti. Io non si fuma, io ho questo vizio bruttissimo, ma volevo farvi vedere la mia It's. Questo è il risultato sulla sigaretta, questo è il fazzoletto bianco pulito, prova del fazzoletto, ok, quindi trasferisce, prova sulla mano, trasferisce, diciamo che trasferisce in modo molto, molto graduale, quindi secondo me c'è la lunga tenuta. Ovviamente andando via la parte lucida nel tempo e anche un pochino di colore tende a asciugare, rimane anche un po' appiccicoso sulle labbra. Io preferisco nettamente i NYX Shine Loud, che sono quelli doppi, che da un lato hanno il colore e dall'altro il lucido. Sono sempre un po' asciuttini, ma durano anche loro una vita, altrimenti quelli di Kiko, che hanno sempre il lucido da una parte e il rossetto liquido dall'altra. Questo è un nuovo prodotto tutto in uno, sì, apprezzabile lo sforzo di Maybelline, però sinceramente non trovo niente di rivoluzionario. Sono contenta. Bene, questo è il risultato del look, il video termina qui, io spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Io come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.